Ok, non ci sono più mostri, avanziamo. Troveremo altri mostri in giro, ma possiamo batterli, ho la voglia. Non ti ho mai visto da queste parti, fammi indovinare, sei arrivato qui da poco, vero? Oh, quello mangia cassette, ecco, prendi questo. Oh, i PV, grazie. Grazie del regalo. Quindi dobbiamo andare da questa parte. C'è il cane, c'è un altro serpente, c'è un altro con ostacio. Bau bau. Laggiù, vedi quel mostro? Sì. Ci deve essere un modo per farlo avvicinare. Direi con quel lampione, visto che è una falena. Oh, guarda, della luce. Ok. Ok, tieni. Il nastro, le nostre Pokéball. Registra le forme di un mostro con un'efficacia normale. Devi sapere una cosa sui mostri di nuova Viral. Quando si indeboliscono, beh, puoi registrare la loro essenza nelle cassette. Non sappiamo bene come funzioni, ma è così, per noi è sufficiente. Ci sta. Mi basta come spiegazione. E come funziona una cattura? Devo indebolirlo? Posso catturare? Ah no, posso già farlo. Me lo fa già fare. Mentre tu ovviamente lo devi indebolire. Ma se tipo lo azzeriamo, lui rimane anche mentre lo registriamo? Oppure deve rimanere a tanto così di vita? 28%? Vabbè, certo. È di base adesso il combattimento, quindi ci sta. 100%, vabbè, questa era scriptata. Questa battaglia era scriptata, ovviamente. Ta-na-na-na-na. Falenic. I Falenic si vedono come difensori della pace e passano la loro giornata a pattugliare i cieli delle aree boschive. L'unica cosa che può distrarli dai loro nobili doveri sono le luci brillanti come le lampade. Riuscire a registrare un mostro è questione di fortuna, ma ci sono alcuni fattori che influiscono sulla probabilità di successo. Quanta salute ha il mostro, il suo livello e la sua rarità, quanti danni gli ha inflitto durante le registrazioni, quanti danni subiti la persona che sta registrando. Ok, quindi noi più abbiamo PV bassi più è difficile, lui più ha PV bassi più è facile, più è alto livello più è difficile. Usare gli effetti di stato per potenziare gli attacchi contro il mostro che sta registrando può essere molto efficace per aumentare i danni e migliorare la tua chance. Finché un mostro viene registrato non può fuggire o essere sconfitto, perciò non preoccuparti, non lo metterai KO. Perfetto, quindi nel momento in cui lo sto registrando possiamo minarlo quanto vogliamo. Perfetto, ottimo. 100, 100, 100, però attacco a distanza. Un po' lento, ma va benissimo. Ora prova a passare al nastro che hai registrato. Ah, però quindi un mostro registrato dobbiamo comunque menarlo. Cioè noi lo copiamo, ma poi comunque dobbiamo sconfiggerlo. Interessante come meccanica. Ok, e cambiare Pokémon ovviamente ci fa perdere il turno. Ho detto Pokémon, ovviamente fatto apposta. È così che si ottengono nuove forme di mostro. Tuttavia, quando un mostro subisce troppi danni, fugge. Quindi non potrai registrarlo. Fin qui, mi segui? Ora facciamo fuori questo parassita, ma povero. È il difensore della legge, lui. Scatto. E se scatto anche io? No, dai, ti colpisco, tanto sei morto tra poco. Ammazzalo, Kelly! Brava. Ed è salito di livello, bravissimo. Ha ottenuto attacco a distanza, Zefiro. Provocazione, impedisce all'avversario di prendere di mira direttamente gli alleati dell'utilizzatore. È praticamente sono qui di Pokémon. Oh, a quanto pare adesso posso volare. Questo era previsto? Quando registriamo alcune forme di mostre, non solo possiamo assumere la loro forma, ma riceviamo anche abilità extra. Niente panico. Spalanca le ali. Ora puoi tenere premuto X per planare su lunghe distanze. Questo consuma vigore, ok. Come Breath of the Wild. Scusa, avrei dovuto avvisarti, ma ho pensato che fosse più semplice mostrartelo. Ora possiamo usare la planata per attraversare quel varco. Ottimo, fa vedere. Whee! Molto carino. Stella cadente. Però io ancora non so le varie differenze fra i tipi. Hai visto queste casse rosse in giro? Noi ranger le usiamo per lasciare i rifornimenti agli altri quando attraversiamo l'isola. Stavo proprio per mettere una cosa in questa. Perché non la prendi tu? Ok. Grazie. Forza, da questa parte. Ci stavo arrivando, un attimo. Ho capito. Dammi un secondo. Voglio catturare il serpente. Che tra l'altro immagino che non ci siano differenze tra questo è quello, non penso che cambino le statistiche, credo. Io intanto, prima lo meno, poi lo registriamo. Mi piace che lo stesso attacco abbia possibilità di tipo diverso. Cioè, per esempio, il nostro sputo è normale, ma il suo è sputo velenoso. Carina come meccanica. Boh, atto sonico, non ucciderlo. Ah, ok, prima vado io, poi vai tu. 28%, se lo uccidiamo dovremmo farcela. Perfetto. Ovvio. Ah, vedi, rimane comunque con tanto così di vita apposta per non morire. Perché se non dovesse andare la cattura, puoi riprovarci.
Intelligente, molto veloce, molto attaccante, poca vita. È un glass cannon in pratica. Carino. Due sputi diversi su una stessa creatura sono stab, nel senso, lui che è veleno prende stab dallo sputo veleno oppure fa lo stesso danno di sputo normale? È da scoprire. Ok, siamo saliti di livello. Morso, fuoco rapido, peperino, randellata e pugnalata tossica. Carino come nome, pugnalata tossica. Ok, voglio fare un tentativo prima. Questo lo togliamo. Ma in realtà questa cosa è intelligentissima, perché tu potresti farmarti il carnevespide, prendere sputo tossico per tutti e poi liberarlo. Non so se si può liberare o meno, però è una cosa intelligente. Non è l'adesivo a essere tossico, diventa tossico se è messo. Cioè lei diventa uno sputo di vento, ma su quello di veleno diventa uno sputo di veleno. Ok. E stella cadente invece, a chi posso darlo? Immagino a nessuno per adesso. È incompatibile con tutti. Forse sto iniziando a capire, però prima di fare congetture è meglio avanzare prima. Tra l'altro Kaylee ha bisogno di essere curata, o meglio il suo mostro. Va bene, abbiamo altri. Però immagino che un mostro sconfitto non prenda punti. Quella. Sembrava viso truce quello. E sai che ti dico, quasi quasi, invece che far morire Kaylee, le faccio registrare il conostaceo. Certo, non è il migliore dei mostri, però tanto li dobbiamo avere tutti. Vai Kaylee, registralo. 67%, ce la facciamo easy. Ma tra l'altro, quanti turni prende la registrazione? Forse riesco a catturare anche lui, sai? Come registrazione fallita? Ma porca puttana, 67%. Ah beh certo, perché anche lei forse è bassa di salute, quindi di base si abbassa la percentuale. Cavolo, però 67% essere fallito, che sfiga. Infatti si è abbassata perché siamo stati colpiti ora. Ma ora si rialza perché lo colpiamo noi lui. Esatto. Dai, preso, fantastico. Il cono del conostaceo non fa parte del suo corpo, è semplicemente un cono stradale che si è arenato sulle coste di Nuova Virral ed è stato occupato dalla creatura, è praticamente un paguro. Ok, molto normale anche lui. Quando il gruppo è al completo, i nastri che registi vengono messi nel deposito in uno scomparto speciale dello zaino. Puoi accedere a quei nastri e scambiarli con quelli del gruppo quando sei seduto ad un falò. Se ci sono dei nastri in deposito che non ti interessano più, puoi riciclarli e ottenere risorse e adesivi. Interessante. Il conostaceo ora è nel deposito. E quindi ora muore. Quindi quando sono in fin di vita ma tu li catturi, muoiono in automatico poi. E io ho finito i nastri dopo aver catturato questo. Però almeno abbiamo un po' più di varietà almeno. Vai. Aia, ma che palle su di me. Cioè su di lei più che altro. Quindi per la cattura mi servono almeno due turni. Uno per attivarlo e uno per la registrazione. Poi non so se c'è più possibilità di avere più turni di cattura o meno, però i saltatori si divertono a nascondersi dietro gli angoli di notte per poi balzare fuori e sorprendere le loro vittime. Sembra che costruiscano le proprie ali con vecchi stracci dismessi. Vabbè, effettivamente ho appena visto lo scotch. È un attaccante di mischia molto veloce. Ok. Colpo vendicatore. Ha una chance di attivarsi automaticamente quando subisce un attacco in mischia. Ok. E visto che non abbiamo più cassette, direi di andarci un attimo a riposare. Da bambina andavo spesso in campeggio. In Irlanda ci sono un sacco di bellissimi posti. Mio papà ci portava in campagna e guardavamo le stelle assieme. Andare in campeggio con te mi mette nostalgia di quei tempi. Quindi saltatore e conostaceo. Io prenderei il saltatore, sai? Ah, guardali qua i tipi, aspetta. Aria, astrale, bestia, terra, fuoco, vetro, glitter, ghiaccio, fulmine, metallo, pianta, plastica, veleno, acqua. Gli attacchi di tipo aria spengono come candele i bersagli di tipo fuoco, riducendo la forza dei loro attacchi futuri. Beh, bello, quindi le debolezze funzionano sui tipi e hanno un effetto. Porca troia, il lanciafiamme. Quindi se adesso gli sputo un'altra volta, gli abbasso ancora di più l'attacco. Ah sì, sei meno. E Kaylee è stata avvelenata. Ma il veleno si toglierà a fine battaglia? Ok, sembrerebbe che gli effetti di stato finito la battaglia si levano. Perfetto. Quindi ora con le nostre alucce possiamo passare dall'altra parte. Eccoci qua. Sentiero alto. Sarà uno shortcut? Sì, è uno shortcut. Che succede? Huh? Esatto. Se è colpa dell'attività di quel mostro, sarà meglio fare attenzione. Andiamo. Bello, Dandileone. Che figo, peccato non avere più nastri. Forse dovrei tornare in città, magari qualcuno me lo dà. Vediamo se il vento fa qualcosa all'erba. Direi di sì perché ho visto. Esatto.
che gli abbassava la difesa, mi sa. Gli attacchi di tipo aria possono sradicare bersagli di tipo pianta, separandoli dal terreno che li nutre. I personaggi sottrae PA ottengono un PA in meno. Figata! Ma queste combinazioni sono fantastiche! Derisione. Manda il bersaglio in berserk, costringendolo a usare solo mosse che infliggono danni per i due turni successivi. È provocazione, non male. Eccoci arrivati. Però il terreno ancora è bloccato. Ok, l'hai sentita, vero? Oh, non è un mostro a quanto pare. O meglio, forse sì. What? Ma che cos'è? È sempre stato qui. Non è normale, quindi? Non ho mai visto niente di simile prima d'ora. È sempre stato qui. In che mondo viviamo? Indaga sulla strana struttura. Andiamo a vedere. Huh? È una stazione ferroviaria. Non dovrebbe esserci problemi se diamo un'occhiata, giusto? Andiamo a vedere allora. C'è anche il tornello. Questa puzza di metallo bruciato, non riesco a spiegarlo. Che figata gli effetti 3D così. Oh, c'è una cesta. Ok, pestaggio e plastica. Colpi 2 potenza 60, colpisce il bersaglio più volte. Ottimo. Chi dei nostri mostri può usare attacchi fisici con efficienza? Forse proprio la pecora, sai? Beh, oddio, c'è anche il serpente, ma c'ha pochi PV. Applichiamogli l'adesivo e mettiamo pestaggio. Che diventa un pestaggio velenoso, tra l'altro. Ottimo. Geco, senti anche tu qualcosa nell'aria? La puzza di rame? La puzza di ruggine? La puzza di metallo? È una cutscene! Che succede? Boss fight? Così all'improvviso? Sei tu, Mordred? Avvicinati, figlio mio! Voglio vederti un'ultima volta! Ma questo è... Il lungo conflitto è giunto alla fine. Temo che questa volta mi abbia sconfitto davvero. Geco, credo che questo sia un arcangelo. Dobbiamo andarcene, ora! Non è come gli altri mostri, non siamo al sicuro. Cosa ti è successo? No, no, tu non sei della mia stirpe. Ancora una volta, vieni a cercarmi con la spada in mano. Oh no. Si combatte. Figata! Arcangelo Morgante, spirito infranto. Ho i brividi, ma che figa... Livello 100, Cristo, questo ci ammazza. Però sarà scriptata. Braccia in alto, aumenta l'attacco a distanza dell'utilizzatore. Questo però è attacco fisico. Ok, niente, sputiamo. Sputagli anche tu. Magari lo avveleniamo. Facciamo uno di danno. Spasmi discordanti. Minchia, meno male che ci ha mancato. Sicuramente è scriptata, come battaglia. Pestaggio costa 5. Ah beh, certo, ci arriviamo. Sto dicendo, ma ci arriviamo a 5 almeno. Forse la mossa che non possiamo usare perché costa troppo e al momento abbiamo pochi punti. Eia! Minchia, a differenza di mostri che spendono PA per usare le mosse, gli arcangeli accumulano PA fino a raggiungerne 10. Minchia. Una volta che un arcangelo raggiunge 10 PA, scatena tutta la potenza in un solo colpo con il suo unico attacco angelico. Per sopravvivere, usa le tue mosse in modo strategico per costruire una difesa solida e prepararti a reggere il colpo. Oppure sconfiggi l'arcangelo prima che ottenga abbastanza PA. Vabbè, questa battaglia ovviamente è scriptata, però cavolo. Pestiamola. Vabbè, tanto gli facciamo uno di danno di sicuro. Atto sonico. Molto carina come anima. Però tanto è scriptata, non possiamo ucciderla. Dobbiamo subire sicuramente il colpo, morire e poi riprovarla. Non morirò qui, non così. Mi senti, Geco? Non finirà così, non è possibile. I refuse. Mi rifiuto. Combatteremo questa cosa e lo faremo insieme. I cuori di Geco e Kelig sono all'unisono. Carino, non mi piace la faccia, ma era carino. E ora parte il cantato, bello. Quando i tuoi obiettivi sono allineati con quelli di un compagno, potete fondervi per diventare un unico mostro più potente. Più sei vicino al tuo compagno, maggiore sarà la potenza della vostra fusione. Tieni d'occhio la barra fusione, però potete fondervi solo quando è piena. Perfetto. Come fusione ottenete 4 PA ad ogni turno invece che 2, così potrete utilizzare al più presto le mosse più potenti. Inoltre avete accesso a tutte le mosse di entrambi i mostri combinati e le vostre statistiche vengono sommate.
Wow! Ma io posso cambiare durante la fusione? Ah beh certo, non mi fa vedere la nostra statistica. Devi capirlo tu quant'è la statistica fusa. Perfetto! Figata, figata, figata! La storia si ripete! Bellissima sta canzone, vai e pestala ora! Però sempre uno facciamo. Eia! Mi spiace, mi manchi. Avvelena il bersaglio, vai! Colpiscilo, avvelena! Avvelenato, perfetto. Che colpo. Vabbè, mi spiace ma sono ancora vivo. Muori. 6 turni di avvelenamento. Ovviamente era scriptata la battaglia, però è stata molto bella. Davvero, davvero molto bella. A fila, materiale fuso, emana un forte odore di uova marce, ma i ranger sembrano considerarlo prezioso. Uva upgrade, uno strano grappolo d'uva sottosopra che si dice nasca dai semi piantati nel giorno dei contrari. Mangiare un grappolo d'uva potenzia immediatamente un nastro di una stella. È praticamente una caramella rara, ottimo! Però ora ci siamo defusi. Come abbiamo... se non lo sei tu... Il tuo vigore è aumentato del 20%, ora puoi planare per 3 secondi in più. Fantastico. Basta, il mio tempo sta per finire. Perché sei in questo luogo miserabile? Voglio tornare a casa, voglio andarmi da quest'isola. Capisco, esiste un modo. Nessuno conosce il sentiero tranne me, però stai morendo. A me serve un tramite, a te una guida. Ridammi la mia forza e in cambio ti condurrò via da questa terra. Tramite? Molto bene, ascolta la mia canzone. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quel che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino s'allungherà alquanto. Il resto della canzone è troppo sommesso, non riesci a capirlo. Jacob, stai bene? Che è successo? Per un attimo hai perso conoscenza, dobbiamo andarcene. Andiamo allora. Alla stazione sono successe molte cose. Probabilmente dovremmo parlarne. Riguardo l'arcangelo, dai. Arcangeli. Pare che i primi malcapitati approdati sulle coste di Nuova Viral pensassero che i mostri di questo luogo fossero angeli. E alcuni di loro hanno scritto di altre entità più grandi delle altre. Creature che vengono percepite e viste come sbagliate. Di conseguenza hanno chiamato altre creature arcangeli, il grado più alto dell'ordine degli angeli. Chiaramente, quando hanno scoperto di poter combattere e sconfiggere i mostri normali, questi hanno perso il loro fascino angelico. Nel corso degli anni sono stati chiamati in altri modi: angeli, demoni, diavoli, spettri. Ora li chiamiamo semplicemente mostri, va bene per tutti. Le altre creature, tuttavia, come quella che abbiamo combattuto, le chiamiamo ancora arcangeli. Non sappiamo cosa siano, non si vedono da molto tempo. Guardando la cosa che abbiamo combattuto, è difficile da spiegare. Mi sembra di vederla nel modo sbagliato, come se cercassi di guardare un film con un binocolo, qualcosa di simile. Oh, scusa, sto dando per scontate alcune cose. Dopotutto veniamo tutti da mondi diversi. Magari non sai cosa siano i film. Ne ho visti un sacco. Ah, meno male, ok, grande. Sono a Nuova Virra da 3 anni e non ho ancora imparato ad adeguare i miei riferimenti culturali quando parlo con la gente nuova. Riguardo la fusione, invece... sì, quello. La fusione è un raro fenomeno che i ranger conoscono molto bene. In natura ci sono mostri che si sono fusi e, a quanto pare, anche il capo dei ranger è in grado di farlo. Nelle giuste circostanze, 2 persone in forma di mostro possono unirsi e formare un potente essere. Immagino che le giuste circostanze includano essere quasi uccisi da un arcangelo. È stato strano, in quel momento condividevo il corpo con te e quell'essere era al tempo stesso noi e non noi. Io non mi ero mai fusa con nessuno fino ad ora. Di certo non mi aspettavo di fondermi con qualcuno che conosco malapena. È successo nella foga del momento, giusto? Come quando finisci a letto con qualcuno che manco conosci. Ci ha aiutato sicuramente a sconfiggerla comunque. Già, forse hai ragione. Ora che è successo, ho una strana sensazione, come se dentro di me si fosse aperta una porta che non sapevo esistesse. Sento che potrei fondermi nuovamente con te se dovessi servire. Perfetto. Quindi, fammi capire bene. Quell'arcangelo Morgante, ora i suoi ricordi sono dentro di te? E sa come lasciare Nuova Viral? Se c'è anche una sola possibilità che ci aiuti a lasciare l'isola e a riportare le persone alle loro case e alle loro famiglie, dobbiamo scoprirlo. Lo dobbiamo alla gente di Nuova Viral. Io e te. Che ne dici? Ci stai? Facciamolo.
Livello relazione 1. Ora la fusione è disponibile nelle battaglie normali quando sei insieme a Kaylee. Le fusioni che formi con Kaylee hanno il 5% di forza. Fantastico. Costruire relazioni con gli amici è molto importante. La forma della vostra relazione influenzerà direttamente la forza delle vostre fusioni. Per stringere una relazione con qualcuno, complete le sue missioni e combatti al suo fianco. Quando sarà il momento giusto potete prendervi una pausa davanti a un falò o al bar per migliorare la vostra relazione. Se un arcangelo ti ha dato quella visione, allora devi trovarne un altro e quando accadrà dovrai essere abbastanza forte per affrontarlo. Quindi vai e allenati. In che mondo viviamo? Nuova missione, Terra della Confusione. Individua gli arcangeli per completare la canzone di Morgante, quindi segui gli indizi che contiene per trovare la strada di casa. Missione principale, ovvio. 123 obiettivi, eh? Ok, meglio non spoilerarci subito quello che ci abbiamo. I Ranger hanno un corso di addestramento che ti aiuterà a diventare abbastanza forte. Cominciamo organizzando un incontro con il capo dei Ranger. In questo momento dovrebbe essere all'avamposto del parco. Quindi là sopra, d'accordo. Prendete me, dirigiti verso l'avamposto del parco per entrare a far parte dei Ranger, d'accordo? Kaylee ti racconta delle sue varie iniziative per aiutare gli abitanti di Arbor Town. Tra l'altro, come dicevo, il colore degli occhi si nota poco, però Kaylee dovrebbe avere gli occhi blu. Hey! Non voglio più ripetervelo! Arbor Town non cadrà per colpa di voi, sanguisughe! Non si può proprio ragionare. Tornate strisciando nell'oscurità da cui arrivate o dovrete vedervela con me. Ho già combattuto contro quelli come voi e ho vinto. Volete una dimostrazione? Meglio che ce ne andiamo per ora. Ma con il tempo capirai che sappiamo cos'è meglio per tutti voi. Sono persone o sono persone corrotte queste? Yeah! Dite alla vostra gentaglia che questa città è protetta da Eugene! Mi faccia sapere se quei vermi le daranno ancora fastidio, signora. E qualunque cosa succeda, non li inviti in casa sua, è quello che vogliono. Lo terrò presente, grazie per essere intervenuto, giovanotto. Oh, hey, mi dispiace per il brutto spettacolo. Io sono Eugene, ma credo che lo sappiate perché l'ho appena urlato a quei tizi. Io sono Geco. È sempre bello vedere un volto nuovo da queste parti, Geco. Chi era quella gente? Ti risparmierò i dettagli, ma loro non appartengono a questo mondo. Diciamo che non tutti i mostri di Nuova Virra assomigliano a mascotte di cereali, quindi non sono umani. Comunque, devo sorvegliare quei tipi. Non posso rischiare che si approfittino della brava gente di Arbor Town. Ti serve aiuto? Se voglio di sporcarti le mani, sarei felice di avere il tuo aiuto. Incontriamoci in questo posto. Ti darò tutte le informazioni una volta lì. Comportamento impeccabile, incontrati con Eugene nelle periferie. Ma preparati a un bello scontro. Le cose potrebbero mettersi male. D'accordo, Eugenio. Tu lo conosci?